La polizia penitenziaria celebra il 204° anniversario dalla fondazione, festa anche presso la casa circondariale Antimograziano di Bellizzi, alla presenza delle più alte cariche istituzionali della provincia. Questo è stato un anno particolarmente duro, dove anche dietro le sbarre si è dovuto fare i conti con l'emergenza Covid. Tra le criticità maggiori, ricorda il direttore del carcere, c'è quello della mancanza di personale, mentre in questa fase non ci sono problemi sul fronte del sovraffollamento. Le difficoltà sono un po' quelle annose. Chiaramente, ecco, parlando nel giorno della celebrazione dell'anniversario, quella che viene in luce per prima è proprio la difficoltà del personale. Sia il personale, diciamo, del comparto sicurezza, quello della polizia penitenziaria, sia anche il personale civile, cosiddetto civile, sono in sottorganico notevole. Abbiamo una forza che sulla carta dovrebbe essere di 297 unità, in effetti sono operative 251 unità. È un gap abbastanza rilevante, soprattutto se si pensa che poi di queste unità in forza una buona percentuale, circa 50, sono in forza al nucleo traduzioni, che è una competenza provinciale, che quindi ha notevoli impegni su tutto il territorio della provincia di Avellino. Questo è stato uno dei pochi istituti in Campania che è riuscito ad evitare pericolose situazioni, pericolosi eventi in ordine di rivolte all'interno degli istituti, come è accaduto in altri istituti della Campania. Sempre nell'ambito delle statistiche, dei bilanci, volevo ancora ringraziare il mio personale che mi ha consentito di portare a termine delle operazioni molto importanti nell'ambito dei controlli sui generi che venivano poi inviati ai detenuti dall'esterno, perché se in origine, insomma, il pericolo veniva dai familiari dei detenuti che appunto si presentavano qui per i colloqui, durante la pandemia invece, con i colloqui bloccati, abbiamo dovuto porre in essere altro tipo di strategie protese proprio a controllare meglio i generi che venivano inviati tramite corriere.